Questo appuntamento è offerto da Village Candle. Accendi i tuoi sensi. www.villagecandle.it. E siamo ancora qui, con più speranza che paura. Cari amiche e cari amici, buon pomeriggio. Oggi sarà una puntata davvero speciale. Tornerà il nostro amico Maurizio Mattioli, che ci terrà compagnia per tutta la puntata, ma ci sarà anche Gianni Nazzaro, che ci emozionerà ancora con la sua meravigliosa musica napoletana. E poi il nostro direttore preferito, Roberta Damiata. E ancora avremo una particolare famiglia che è pugliese, che commenterà con noi tutto quello che succederà durante la puntata. E poi i nostri immancabili tutorial. Oggi, Stefano, puoi rilassarti perché ci saranno i massaggi. Ah, bene, e poi la nostra Mary, che oggi è particolarmente bella. Palatresi ha detto oggi sei molto capri. Sì, sei molto turchese, capri, sei modello capri. Perché ti ricorda il mare. Sì, mi ricorda forse proprio i colori di capri, che il turchese è comunque buon pomeriggio. Comunque buon pomeriggio a tutti voi, bentornati nella nostra casa. E oggi ci mettiamo i fornelli, come da tradizione. Ah, sì? Sì, è venuto a trovarci, o meglio è tornato a trovarci, Giovanni Boccomino. Eccolo. Ciao Giovanni. Buon pomeriggio. Che cosa ci prepari oggi? Oggi prepariamo altre due simpatiche ricette, una dove vede il protagonista il tonno e un'altra invece un secondo vegetariano, per chi non mangia né carne né pesce. L'abbiamo fatto presente, presente. Anch'io sono presente con le dediche, che sì, rinnovo appunto l'appuntamento con i nostri amici. Insomma, io canterò le canzoni che mi richiederete o che vorrete dedicare anche a vostri amici oppure ai vostri cari. Come? Facilissimo, attraverso il telefono al 349-687-6326 oppure attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica, che è redazione.buonpomeriggio@norba.it. E poi ci sono anche, c'è ancora Facebook, le come tutti gli hashtag che buon pomeriggio. Buon pomeriggio dalle Norba. E chi più ne ha? Più ne metta. E mentre aspettiamo Maurizio Mattioli e Gianni Nazzaro, io vado subito a salutare Katiana e Paolo. Benvenuti, i nostri sposi di oggi. Che bella coppia. Grazie. Allora, la storia degli sposi di oggi è un invito a non demordere mai, ad avere sempre le proprie sensazioni e le proprie intuizioni. E come diceva Nelson Mandela, un vincitore è semplicemente un sognatore che non si è mai arreso. E conoscendo la loro storia, possiamo dire che questa regola sarà sicuramente valida anche in amore. Non ci resta che conoscerli meglio, Katiana e Paolo, attraverso queste bellissime immagini. Eccoli qui i miei sposi di oggi, Katiana e Paolo, di nuovo benvenuti. Allora presentiamoli, di dove siete voi? Allora, io sono di Castellana. Sì. Castellana Grotte. E che cosa fai? E la mia professione è il cuoco.
che devo dire? E basta. E tu, Catiana? Sono Catiana, sono originaria di Putignano, anche se adesso viviamo a Castellana Grotte. Certo. Sono sorella d'arte, diciamo. Grazie a mio fratello sono entrata nell'ambito della scuola guida. Infatti sono prossima a sostenere un esame per diventare insegnante, per provare a diventare insegnante. E allora incrociamo le dita per questo esame. Grazie mille. Allora, il vostro incontro, possiamo dire che è stato un po' galeotto il destino, perché era agosto del 2014 e il vostro primo incontro, come dicevo prima, fu un'occasione di un compleanno dove voi due non avreste dovuto esserci. Esatto. Sì. E però poi invece siete andati per vari motivi. Insomma, Catiana, vuoi raccontarmi tu com'è andata? Sì, praticamente io mi sono recata a questo compleanno con il mio ex ragazzo. E a questo compleanno, aspetta che c'è subito Paolo che vuole interrompere. Era la settimana delle stelle cadenti. Ah, ecco, quindi avrei spesso qualche desiderio. E quindi insomma sei andata lì perché tu avevi un compagno, un fidanzato. Sì, un fidanzato. E io non l'avevo notato Paolo quella sera, invece lui sì. E dopo qualche mese la storia con il mio ex non è andata più bene e lui è stato bene però a contattarmi. Aspetta, tu sei andata molto avanti, rimaniamo ancora fermi a quella sul sera compleanno. Del compleanno. Sì. Allora, tu sei andata lì con il tuo fidanzato, io so anche che vi siete seduti distanti, sì, peraltro sì, perché già le cose non andavano bene. Molto bello. Allora, Paolo è un appassionato di fotografia e proprio grazie a questa passione è riuscito a mettersi in contatto con te, Catiana. Dici un po' in che modo, Paolo. Senti, non è stata difficile con tutti questi social network. Abbiamo preso tutto l'album e l'abbiamo pubblicato e si attendeva giustamente il mi piace. Giunto il mi piace, abbiamo trovato la persona. Poi adesso si taggano le persone, si taggano, no? Dice prima o poi si taggherà. Prima o poi uscirà, perché una foto gli piacerà sicuro. E così è andata. Lei ha messo il mi piace, una cosa e l'altra, e quindi insomma. Però Catiana, come abbiamo detto prima, in quel periodo era già impegnata. Sì. Paolo però è riuscito a intravedere un piccolo spiraglio, no, di luce nel cuore di Tatiana, nel quale piano piano ti sei fatto spazio. Raccontaci quel periodo, Paolo. Niente, me la sono giocata con la simpatia, come si suol dire, però sempre andando piano piano, perché giustamente i tempi che stavo attraversando non erano dei migliori. E piano piano mi sono messo un po' a suo agio, a sentire il come mai non andasse, si era sicura di poter continuare, lasciare. Alla fine poi ha deciso di alla fine che non lei, era più. Catiana ha messo fine alla sua storia alla con sua storia. Questo ragazzo. E è iniziato a quel punto un periodo di corteggiamento. Tu, Paolo, sì, un punto hai cominciato, no, a fare una corte serrata e ti faccio anche i complimenti perché sei stato veramente molto paziente. Grazie. E io invito Stefano e Mary a ascoltare questa pazienza che ha avuto Paolo, che è stata premiata, perché praticamente per Catiana non è iniziata subito, non è scattata subito la scintilla, come invece è successo per Paolo, che già si era innamorato, diciamo, non già perso, però già ti sei rimasto colpito dal compleanno. Forse però tu, Catiana, non eri ancora pronta, no, perché non sei era rimasta il periodo, delusa dall'ultima, sì, storia. Non era il periodo giusto per me, avevo bisogno, ecco, di tempo, di stare un po' da sola. E quindi ho deciso di sentire Paolo di tanto in tanto, di fare qualche uscita, ma le avevo già detto che non volevo impegnarmi in quel periodo. Però che cosa ti mancava in particolare? Le attenzioni, mi mancavano le attenzioni. Ti mancavano le attenzioni. Però tu, chiaramente, Paolo, eri sempre pronto, no? Che per sì. Passa l'inverno. Passa finalmente l'inverno. Frequentandovi, però non nasce l'amore. No. E Catiana, addirittura, caro Stefano, conosce un altro ragazzo. La prassi. Conosce un altro ragazzo e decidi di intraprendere una storia. Più che una storia, è una frequentazione. Una frequentazione con quest'altro ragazzo. Perché mi aveva colpito, insomma, diciamo, l'aspetto fisico, ecco, era il mio ragazzo. Era un bel ideale. Ragazzo. E quindi a quel punto, Paolo, tu me la sono giocata con la simpatia, cioè alla fine. No, dico, che hai pensato? Che era tutto finito? No, come dire, prima o poi tornerà a casa, Alessi. Ah, tu proprio? Sì, perché piano piano, ho detto, col tempo
giustamente capirà che l'attrazione può essere l'attrazione fisica, però ci può essere anche che l'attrazione fisica non è in primis la sua, certo, la sua ragione di... Quindi proprio un... Se è tornato sul trespolo a gufare. Anche il maestro è d'accordo. Mary, che ne pensi? E ha schiantato pure questo. No, è schiantato. Infatti adesso vedrete, se qua sono sposati sicuramente. Mary, adesso, penso che lui evidentemente avesse le idee chiare. Cioè era sicuro di sé. Era molto sicuro di sé. E un uomo così non bisogna assolutamente mai lasciarselo sfuggire. Ma certo che no. Sicuro, infatti, come anche il nostro bene. Stefano Palatresi. Certo. Sicuro di sé. E infatti, tanto ha detto, tanto ha gufato, come dice Stefano, che è cascato pure questo. Passata l'estate, Katiana decide di interrompere questa frequentazione e nella sua mente ritorna preponderante il ricordo di Paolo. Esatto. Cosa ha pensato Katiana in quel momento? Ho pensato che mi ci volesse una persona come lui, che era sempre presente, che mi sorprendeva con mille attenzioni e quindi la bellezza va via, la persona, l'anima, il cuore rimane. Sì, però scusate un attimo, fermi tutti. Che vuol dire la bellezza va via? Ma guarda che fiore che c'hai vicino, guarda quanto è bello Paolo. Meno male che ci sei tu, Stefano, grazie. Hai ragione. Non ho capito, perché cosa manca a Paolo? È bellissimo. Diciamo che la bellezza di Paolo stava sbocciando, non l'avevo notata. Non l'avevi notata? Sì. Ragazzi. C'aveva un po' le idee confuse. Bel ragazzo Paolo. Paolo, grazie. Vai avanti a testa alta. Allora, in cuor tuo... Tu sapevi che sarebbe già tornata da te, come hai detto prima. Sì, non... E quindi la stavi aspettando? Sì. L'aspettavo tranquillamente. Non sei stato geloso di questa... Ma geloso no, perché alla fine non ci eravamo impegnati, non potevo giustamente dire no, ma stavo prima io. Cioè, io mi sono messo avanti, come si suol dire, mi sono affacciato, poi come il regno animale decide, anche e soprattutto il genere femminile che sceglie. Allora, sono stato buono. Ma io, guarda, se non se lo fosse sposato Katiana, me lo sarei sposato io, uno così. È stata bellissima. Ho scelto bene alla fine. Hai scelto benissimo, Katiana. Un uomo veramente con gli attributi, eh? Grazie. Complimenti. Di solito ora si cercano i contributi. Qualsiasi che altro avrebbe a quel punto lasciato perdere, avesse deposto le armi. Infatti il mio timore era quello, che se tornassi da lui magari mi dicesse... Invece forse è stata proprio questa cosa, no? Questa sua forza, questa sua sicurezza che ti ha fatto dire no, lui esatto, è l'uomo della lui. Mia vita. Esatto. Quindi a questo punto siamo a novembre del 2015, 2 anni fa, e so che Paolo ti ha fatto una sorpresa molto romantica per chiedervi di fidanzarvi. Chi me la racconta? Ma la posso raccontare, iniziare a raccontare io. Sì. Siccome si trovava nella data del suo onomastico, sì, il 25 novembre, sì, allora ho detto, mo' gli faccio la sorpresa, gli regalo insieme a me il pacchetto della Spa, che tanto andava di moda, serviva anche in quel periodo. Certo. E in quell'occasione lì, tornavo, forse mi ero fatta una doccia, tornavo in stanza e ho visto un pacchettino al centro del letto. Sì. Io pensavo fosse una cosa che appartenesse a lui, un qualcosa che avesse lasciato lì di suo, e poi invece mi avvicino di più e vedo che era un pacchetto regalo. Ah, apri e che cosa c'era? E c'era questo. E questo è il momento Mary. Allora, vediamo, il momento Mary, vediamo l'anello, vediamo. Perché solo Mary può giudicare questo anello. No, vabbè, tutte le donne hanno... Vediamo, è steso? È steso o non sì, è steso? Sì, si è steso. È steso? Bravo Paolo, ti sei steso. Ti sei infatti steso. Con questi... Beh, devo farlo vedere anche a me, scusa. Ma Paolo, veramente, ripeto, Augusto, Augusto. Non lo lasciare sto ragazzo, perché un ragazzo così non si incontra da nessuna parte. A distanza di appena 2 anni, lo scorso settembre avete deciso di giurarvi amore eterno davanti a Dio. Vediamo queste bellissime immagini, vediamo un po'. Io Paolo accolgo te Katiana come mia sposa. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Katiana, accolgo te, Paolo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Beh,
immagini stupende, sensazioni meravigliose, siete ancora a caldo perché sono passati appena 2 anni. Maestro, che canzone vogliamo dedicare a questa bella coppia? Beh, una canzone che forse mi ha fatto pensare a questa canzone proprio l'inizio, no? Un po' la fatalità del vostro incontro. Allora, a questi due simpatici amici, Catiana e Paolo, voglio dedicare Fatalità. Sentite, Fatalità e aver trovato te, te che sei come me. Fatalità, buongiorno, come stai? Tu che fai? Non lo so, sto con te. Ero là seduta al bar per fatti miei, davanti ad un caffè che non andava giù, quando tu mi hai chiesto se volevo un po' di zucchero o no, è andata, ti sei presentata, cioè perfetta per me. Fatalità è aver trovato te, te che sei come me. Fatalità è aver incontrato te, fatalità è aver incontrato te. Bravissimo Stefano Palatresi, bellissima grazie, interpretazione, grazie, bellissima grazie, canzone, ottima scelta, vi è piaciuta? Moltissimo, moltissimo. Una bella dedica. Io volevo chiedere il bis, però. Vuoi chiedere il bis? Non so se adesso si può fare un bis. Vabbè, insomma, lo facciamo dopo, abbiamo tante canzoni oggi. Allora, dovete anche voi però superare la nostra terribile prova del 9, siete pronti? Prontissimi. E allora io direi di iniziare con questa prova del 9 e non poteva esserci personaggio migliore che Maurizio Mattioli. Come stai? Che torna buonasera, a trovarci. Signora. Hai visto che bella coppia, salve, Maurizio? L'ho visti, Cagliari. Bello, stai bene con quel gessato. Grazie, gentilissimo. Il gessato con una riga solo c'hai tu, perché più di una c'entra. Beato te, come sei magro. Beato te. Allora, eccolo qua. Abbiamo chiesto a lui: cosa ti rende più gelosa, che lui sia più giovane di te o che sia un ottimo cuoco? Ovviamente che sia un ottimo cuoco, perché mi ruba lo spazio in cucina. Noi donne ci teniamo alla cucina, quindi un pochino sì, che faccia il cuoco. E invece qui no, mi pare un'altra... No, però ha ragione, secondo me. Le donne sono sempre dalla parte delle donne. Scusa, perché lui è più giovane, vedi, infatti, siamo sempre in minoranza. Vediamo. Questa è bella, Qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore? Ma davvero? Queste domande addirittura facciamo, così audaci siamo diventati? Beh, strano non direi, diciamo che forse il mare è quello che ha fatto da sfondo al mare, nostro Maurizio. Amore, bravo, diciamo. Bravo. No, ma io dico, ma che domande audaci oggi, infatti, è vero? Siamo proprio entrati nel cuore nell'animo. Cioè, se lui ti dicesse che vuole aprire un ristorante tutto suo e avesse bisogno del tuo aiuto, rinunceresti alla tua professione? No, perché ho fatto un percorso professionale diverso, quindi mi piacerebbe portarlo avanti. Giusto. Abbiamo chiesto a lei. Sei appassionato di fotografia. Qual è la foto più bella che sei riuscito a farle? Senti, di fotografie ne ho fatte tante, perché comunque un primo piano ci sta, sono tutte belle, direi quella sul mare, quella che lì riesce meglio in giusto tutto. Bene. La scogliera, sì. Un foto insieme al mare sulla scogliera. Vedi? Si conosco. Qual è il colore dell'intimo che preferisci vederle addosso? Allora, il colore che preferisco dell'intimo è il bianco. Bello. Senza... Anno d'amore sa d'accordo, che è il mio colore preferito. L'anno d'amore è d'accordo, Con quale piatto l'hai conquistata? C'era un ingrediente afrodisiaco?
Sembra una cosa tematica, però alla fine la questione è che veramente li raggira i frutti di mare, tutto quello che ha a che fare con... Ma tu siete fissati che esco ieri al mare, poi... Sai, tu ieri il mare, ci avete preso la residenza. E lo conduttore. Il crudo mare, giusto, frutti giusto, mare, giusto, bravo. La sua passione. Beh, che dici, possiamo promuovere questa coppia, come no, Maurizio? Come no, voglia. Poi sono ben assortiti, sono diversi, uno diversissimo, uno dall'altro, sì, molto bene assortiti, bravi. Grazie. Allora, Katiana e Paolo, io vi ringrazio di essere venuti, vi auguro... Ci avete ospitato. Tanti auguri, insomma, auguri ai figli maschi, come grazie si dice mille in questo caso, ma anche femmine. Ma anche femmine. La vorresti tu, Grazie mille. Beh, ma adesso si metteranno all'opera. Fate un play, uno e uno, dai. Si metteranno all'opera, tornate a trovarci se avete delle novità. E noi invece, Maurizio, vogliamo andare al pianoforte? Come no. Vieni, andiamo, dai, perché ecco raggiungiamo Mary, ma anche il nostro Gianni Nazzaro, che è rimasto qui da ieri con noi. Come stai? Ben trovato. Allora, il momento delle dediche, si conosceranno bene. È il momento delle dediche. Il momento delle dediche, ma oggi, avendo due campioni così, invece che noi. Io mi do da fare. Vabbè, non litigate già da adesso. No, ma è lui, lo dico io. Ma rendo prima così limito i danni, capito? Un po' stretti. Comunque, adesso, oggi invece che io dedicare le canzoni, saranno loro che ci dedicheranno una canzone. Allora, io comincerei con Maurizio, dove insomma vorremmo che tu cantassi una canzone che ti rappresenta moltissimo, una canzone romana. Quella canzone cinese, voleva intendere di da Rugantino. Vai. Fa la stupida stasera, dammi la mano e fai di te sì, scegli tutte le stelle, le più brillarelle che c'hai, e un friccico di luna tutto per noi, fai e senti che quasi primavera. Manna li meglio grilli e fa cri cri, e preste me il ponentino per più malandrino che c'hai. Roma regge mermocolo stasera, Roma non fa la stupida sera. E allora ora toccherebbe a te, caro mio. Ma tocca a me, vai. Precedimi con un bel accordo. Io direi accordo di fare un altro pezzo napoletano, quindi sì. Roma risponde Napoli. Risponde Napoli. Hai capito? Siamo sui classici. Vai. Che bell'aria fresca, Cadore e Malvarosa, e tu dormenne stai, no pastuliette sposa, e o vien da poco a poco per stu giardino scenne, io solo passa e vase stu riccioli l'infronta, io te vorria basa, io te vorria basa, ma o core non mo dice ed esce da a dormire vicino già tu tuoi, nora puri, nora puri. Grande Gianni. Sembra quasi che sia partito
sfida fra Roma e Napoli. A questo punto già, già l'abbiamo persa una, Osario. Vabbè, ma questa è un'altra cosa. Questo piama la seconda, vai. Dai, diciamo che magari nel prossimo appuntamento al pianoforte facciamo una sfida a Roma-Napoli. Che dite? No, ma io dai, facciamo. Io allora io direi che siccome è partita già la sfida, vorrei anche una giuria. Io ce l'ho questa giuria. La nostra, sì. Allora, teniamo subito in collegamento con Rossella Petragallo. È andata a trovare una bellissima famiglia di Bitonto. Rossella, ci sei? Ah, guarda che bella famiglia! Complimenti! Ciao, Stefania! Ciao, buon pomeriggio a tutti, bentrovati! Sono siamo qui donne a Bitonto, a casa di questa splendida famiglia, che è una famiglia in rosa. Una famiglia in rosa non solo perché sono tutte delle splendide donne, ma soprattutto perché sono accomunate da un bel percorso che stanno affrontando insieme. Loro sono una famiglia di fatto, sono accomunate da un percorso di vita molto importante, stanno affrontando e dopo ne parleremo e lottando anche contro contro una malattia, però sono comunque allegre. Stiamo ascoltando con molto piacere questa sfida. Abbiamo visto che avete aperto una sfida e quindi vogliamo partecipare. Loro sono prontissimi, hanno ascoltato, hanno gradito, hanno applaudito ad entrambi i maestri, però insomma vi tocca, dovete pur votare. E quale canzone hanno preferito fra quella di Maurizio Mattioli e Gianni Nazzaro? Tra Roma non fa la stupida. Ecco, facciamo per alzata di mano, Allora, per la canzone cantata da Maurizio Mattioli, alzate la mano chi... Ecco, Roma non fa la stupida stasera. C'è una certa maggioranza. Vabbè, per parità siamo anche le varie mani per Gianni Nazzaro. Insomma, vabbè, no, ha vinto Mattioli. Allora, un applauso comunque. Roma-Napoli 1-0. Ma questi stanno a Trastevere, non sai? No, sono Bitonto. Ci vediamo più tardi con la famiglia in rosa. Rossella, più tardi. Siamo qui, a dopo. Bene, bene. Che facciamo? Ragazzi, andiamo a cucinare? Io vado a cucinare. Vado a cucinare. Quando si tratta di cucina. Venite quindi con me. Andiamo da Giovanni Boccomino. Bentornato. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, oggi prepariamo due ricette, così come facciamo ogni giorno, naturalmente sposando, è proprio il caso di dire, quelli che sono i prodotti della stagione. Infatti, la prima ricetta vede al centro il fungo cardoncello. Questo, cosa sarà? Questo sarà una zuppetta di cardoncelli con un flan di ricotta di pecora e del porro fritto. Quindi abbiamo preparato questa zuppetta che è un secondo vegetariano. Sì, così diamo appunto spazio alle persone che non gradiscono mangiare la carne e il pesce. E ci manteniamo pure leggeri. Un po' più leggeri. Anche perché insomma dobbiamo già pensare al Natale, le abbuffate, i pranzi e le cene. Quindi direi che novembre è forse il mese più giusto per mantenerci in forma e così mantenere anche la linea. Carta e penna, ingredienti, dosi che ci occorrono, noi ci facciamo poi la zuppetta tra poco insieme. Vediamo che cosa occorre per la zuppetta di cardoncelli con flan di ricotta e porro. 400 g di funghi cardoncelli, un po' di olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, un rametto di timo, 120 g di pomodorini ciliegine, del sale, del pepe e poi ancora per il flan. 250 g di ricotta di pecora, 2 uova, 100 ml di panna fresca, 40 g di parmigiano grattugiato, del sale e del pepe. Ancora per il porro, 200 g di porro, della farina, dell'olio di semi di girasole e poi un pizzico di sale. Quindi sono praticamente tre step. Sì, esattamente, si divide in tre step che prevede il primo la realizzazione della zuppetta. Sì. Che è una sorta appunto di cosa facilissima da preparare, perché non bisogna fare altro che mondare il fungo cardoncello. Quindi vi faccio vedere questo fungo che nasce spontaneo nella morgia, e ha questo bel gambo bianco. Procediamo appunto con la pulizia del gambo e talvolta, se risulta abbastanza sporco,
possiamo togliere queste lamelle dove ci possono essere dei residui di terreno in questa maniera, semplicemente così. Esatto. Col coltellino, soltanto appoggiando semplicemente la punta. Così, e ricordiamo che i funghi vanno lavati sempre dopo averli puliti, non vanno prima messi in acqua e poi puliti, altrimenti risultano sporchi. E non sono puliti praticamente. Come tutte le verdure vanno lavate in acqua stagnante e non corrente. Quella è la differenza. Stagnante, quindi bisogna riempire una vasca, mettere all'interno le verdure e farle stare lì. Perché per in questa tempo, maniera non per è una questione. Tanto vanno lavate sempre 2 o 3 volte. Perché in questa maniera con l'acqua stagnante il terreno si deposta, con l'acqua corrente ci sarebbe un deflusso. Ma perché dobbiamo evitare sempre l'acqua? No, evitare l'acqua nei funghi prima di mondarli in questa maniera, perché altrimenti si inzupperebbero e perdono un po' delle loro caratteristiche. Perché poi non si possono strizzare, perché molti tendono a strizzare proprio per cacciare l'acqua in eccesso. L'acqua che è già contenuta nei funghi, più l'acqua che si deposita dopo averli sciacquati abbondantemente, quindi il metodo è praticamente questo. Sì. Ok. Allora, dicevamo all'inizio, le fasi sono 3. Vogliamo dare un'infarinatura generale. Dobbiamo cuocere i funghi. Sì, cuocere i funghi. Poi ho letto il poi flan. Poi preparare il flan. Ok. Sì, con la ricotta, le uova, il formaggio e la panna. E terzo step? Terzo step è la finitura del piatto friggendo. Unire il tutto, dove aggiungiamo il porro fritto come decorazione che va a completare la nostra ricetta. Ok. Allora iniziamo subito facendo questo fondo d'olio, aglio, funghi. Pomodorini, che sono questi ciliegini che tutti quanti troviamo al supermercato e abbiamo in casa. Attento. Sì. Metti ad aggiungere a fuoco basso i funghi. Ok, allora quindi ci mettiamo tutto insieme e deve rosolare per quanto tempo? Il tempo di appassire, tanto la prerogativa di questa ricetta è che sia facile, di facile esecuzione e che possono tranquillamente realizzarla. Ma grazie Giovanni, grazie, grazie di cuore, davvero. Oggi appena arrivato in cucina mi ha detto: Mary, ho un'altra cipolla. No, perché la volta scorsa hai portato una cipolla particolarmente puzzolente. Qual era, preso, te lo ricordi? Ho preso, era una cipolla bianca. Lo sponsale era? No, era una cipolla bianca. Ah, quella bianca. Invece quest'oggi invece ho portato oggi c'è il porro che è leggermente... Che appartiene alla famiglia delle cipolle, però è... Leggermente è più meno maleodorante come gusto, sì. Possiamo tranquillamente aggiungere anche il pomodorino cherry tagliato. Lasciamo appassire quello che serve e andiamo ad aggiungere un po' di brodo vegetale che io naturalmente ho preparato prima. Con, quindi, come sempre, sedano, carota, cipolla. In questo caso naturalmente ho utilizzato anche la parte non edibile del porro che viene usato appunto in tutte le ricette. Si sente il profumo. Sì, molto delicato. Buono, buono. Poi devi buono. Sapere che il fungo cardoncello è denominato anche fungo onesto. Perché onesto? Perché si riconosce facilmente, non si confonde con quelli che possono essere i funghi velenosi. Da che cosa lo riconosciamo? Cioè la sua onestà da che cosa è riconoscibile? Dalla sua forma, dal gambo che varia dal centimetro fino ai 4 negli esemplari un po' più grandi e da questa sua cappella marrone tendente all'oscuro. Ed è anche detto anche fungo discreto. Onesto perché, e discreto. Sì, a parte che comunque tiene la consistenza della sua polpa. E non copre i sapori come altri funghi un po' più importanti come il fungo porcino, ma rimane diciamo nelle sue. Si adegua facilmente a tutte le situazioni, però non lasciando e non perdendo il suo sapore, perché comunque i cardoncelli hanno un bel sapore. Anche se molto spesso noi tendiamo ad aromatizzarli, a mettere sul parmigiano, il pan grattato, soprattutto quando li facciamo al forno. Sì, è un fungo che si presta ad una serie di preparazioni, non è proprio gratinato, inodore. Forno, fritto, naturalmente nei primi piatti. Ma voglio dire, in questo caso
tiene bene la cottura, okay. Infatti io l'ho tagliato anche a spicchietti non troppo sottili affinché mantenga la sua carnosità. Allora Giovanni, possiamo anche creare la fonduta? Parallelamente possiamo fare due cose insieme? Il flan di ricotta? Sì, okay, il flan. Va bene, d'accordo. Più che fonduta il flan, sì. Allora, naturalmente poi va regolato di sale e quant'altro. Riusciamo adesso a fare due cose contemporaneamente? Certo, va bene. Perché sai, noi donne badiamo anche ai tempi. A casa dobbiamo cercare di fare tutto in 4 e 48. Quindi volevo innanzitutto capire se si potesse contemporaneamente preparare flan e poi nel frattempo lì si rosola, vedo che da solo fa tutto. Allora, come facciamo il flan? Da ingredienti del flan appunto sono, in questo caso ho scelto la ricotta di pecora, che ha un gusto decisamente più contadino rispetto alla ricotta vaccina. Quindi la ricetta prevede due uova, che io vado già ad inserire, intere, sì, naturalmente del sale, sì, un po' di pepe, sì. Vado ad amalgamare insieme prima questi ingredienti e poi aggiungo la ricotta, affinché posso avere un composto più omogeneo. Quindi inizio a sbattere così in questa maniera le uova. Questo flan eventualmente lo potremmo anche abbinare ad una fonduta, come erroneamente ho detto prima. Sai, il flan abbinato ad una bella fonduta, certo, una crema, una vellutata. Sicuramente, però in questo caso io farei una vellutata a base di verdure, vista la presenza già del formaggio. Hai ragione. Per spezzare, certo, il gusto. Hai aggiunto cosa? Ho aggiunto la panna liquida. Panna? Il parmigiano grattugiato. Vado a completare in questa maniera. Finisco di amalgamare. Ok. E poi aggiungo la ricotta. L'ultimo ingrediente è la ricotta. Sì. Mentre tu aggiungi la ricotta, io vedo che c'è Maurizio che mi guarda con un occhio particolarmente strano. Si è accesa la sfida qui al pianoforte, si è accesa la sfida tra Roma e Lazio. Tra Roma e Napoli. Napoli, scusate. Ma i colori sono quelli. Tu lo sai, Maurizio, tu mi capisci. Tu mi capisci. Dire, no. E beh, siamo arrivati a questa sfida Roma-Napoli, quindi tocca scendere in campo. Stavolta devi cominciare te, Gianni. Comincio io. Con che canzone ti giochi? Visto che l'avete impostata così, come ha detto Stefania, a sfida. Sì, io pensavo fosse più una cosa da duetto d'amore, no, scambio culturale. C'è anche quello. Va bene. Allora io mi gioco una bella carta, sai? Una bella carta. Famosa in tutto il mondo, ovviamente. Funiculì, funiculà. Tu intanto pensa a qualcosa a replicare. Come controbattere. Funiculì, funiculà. A casa ci sentono, tutto a posto. La famiglia in rosa ci ascolta. Ai sera, nanna, nemma, saglietta. Tu sai a do, tu sai a do. E a do, sto cuore in grado, chiù di spietta. Farmelo un po', farmelo un po'. E a do, lo fuoco brucia, ma si fuglia. Te lascia stare, te lascia stare. E tu non ti corre presa, ma si struia sulla guardà, sulla guardà. E iam, iam, doppia mia, iam, iam, doppia mia. Funiculì, funiculà, funiculì, funiculà. Doppia mia, funiculì, funiculà. È difficile risalire. Come rispondi, Maurizio? È un tuffo nel vuoto. Vediamo un po'. Come rispondi? Che titolo hai pensato? Vai. Funziona il microfono, se no prendi quello di. Prendi quello già, di Gianni. Già, prendi il mio? Come mai, ragazzi? Ma vediamo. Non preoccupare. Manco questo. Ambo! No, riprendi il tuo, ritornino. Sì, non ci può mai sapere. Non funzionate, per non funzionato, no, niente funziona, di funziona, funziona, allora, funziona. Vai. Allora, abbiamo detto il titolo? Non l'ha detto, è segreto. E io lo devo sapere, se no che faccio? E fateci largo che passiamo noi. Si giovanotti desta Roma bella,
ci sono ragazzi fatti col pennello e le ragazze famo innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo serpino ci ha messo l'acqua e noi gli dimo e noi gli famo, ci hai messo l'acqua, non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondiamo un coro, è meglio il vino o degli castelli che de sta zozza società. Ehi! Ci piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so senza spine, so come il baccalà. La società dei magnaci, la società della gioventù, a noi ci piace e da magna e beve. Fiato e non ci piace ed è lavora. Volta c'è un altro litro che noi ce lo bevemo e poi gli rispondemo e beh, che c'è? E quando fino un beh ci arriva il gozzo un beh al gargarosso un beh c'è farfi gozzo un beh per far la corda e falla breve, mio caro, se portaci da bere, da bere, da bere. Oi! E andiamo! Io non Napoli, chiocchio! Guarda che applauso! Non saprei proprio cosa scegliere, Stefano, dobbiamo chiederlo alla nostra famiglia in rosa, che vedo che si spertica in applausi. Allora, famiglia in rosa, che cosa avete deciso? Ecco, allora, famiglia in rosa, votiamo per Funiculì, Funiculà, per alzata di mano. Tre di quelli. C'è una rivincita. Oh, vedi? Benissimo, però c'è una rivincita, invece due sono ancora su Mattioli. Quindi io chiederei, Carmela, perché hai votato per Funiculì, Funiculà? Perché ci ha messo tanta gioia, abbiamo iniziato subito ad alzare le gambe, vai, tutte in allegria. Piace l'allegria a questa famiglia, però anche l'altra era una canzone abbastanza allegra, quindi Angela, tu difendi l'altra canzone di Mattioli. Sì, sì, è stata una canzone che ci ha coinvolto poi alla fine e poi a noi piace Magna Beve. A noi ci piace Magna Beve, pure a noi. L'altra sigla, hai detto bene, ma voglio chiedere alla famiglia in rosa, vi piace la nostra trasmissione fino ad ora? Avete qualche consiglio da darci? Se ce l'avete non ce lo date. Consiglio no, fantastica. Gli sposini meravigliosi, io vado sull'amore comunque. L'amore però... Bellissimi. A proposito di cibo, Anna, noi abbiamo seguito anche la rubrica della cucina. Devo dire che sono sempre ricette alla portata di tutti. Io che sono mamma, insomma, quando ero anche a lavoro dovevo trovare sempre delle ricette buone ma anche pratiche. A Gabriele piace. A Gabriele poi i funghi, oggi che c'erano i funghi, quasi li mangiava questo. Non sapete che venite qui, ragazzi, sì, Gabriele, venite qui in studio. Quindi prenderò spunto. Qui si sente un gran profumo. Che allora noi veniamo. Per ora la famiglia in rosa ha decretato 1-1, uno per la canzone romana e uno per la canzone napoletana. Ci vediamo naturalmente più tardi perché la sfida continua. Tra l'altro parleremo anche del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario con questa nuova sentenza, questi soldini che sono stati tolti, ma fra un minuto torniamo qui. Buon pomeriggio.